E bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e ragazzi, porca di quella porca, devo dirvi un sacco di cose che sono state recuperate pochissime ore fa dentro i codici sorgenti di Fortnite. Oramai in tantissimi state guardando i miei video e anche io stesso me li riguardo dopo che li registro perché sono talmente interessanti per quello che riguarderà questo dannato benedetto 25 luglio, ragazzi. Ieri abbiamo visto come con una serie di eventi nella vita vera e in Fortnite ci siano degli anelli di congiunzione con una possibile uscita del pan di zenzero, dell'omino, quello pan di zenzero. Però ragazzi, sono venute fuori delle altre cose. Ringrazio come sempre i miei informatori per essere veloci come Schumacher ai tempi d'oro, il nostro quello che succede su Twitch e YouTube e il nostro Fabione, che mi mandano sempre della roba super controllata e recuperata dai codici sorgenti, ragazzi. Io non so se dirvelo proprio così a secco, ragazzi, perché è una roba che hanno trovato che ti fa tirar su la pelle manco che fossi nudo al Polo Nord, ragazzi. Allora vi faccio, ragazzi, porca, ragazzi, vi faccio vedere l'immagine, la commentiamo insieme. State pronti? 3, 2, 1. San Catafati lì, guardala qua. Guarda, Xuder, che cacchio è? Sono tre righe di codice come al solito. Sì, sono tre righe di codice, ma queste sono state trovate nella cartella Gift Boxes, una nuova cartella che è apparsa appunto da pochissimo nei codici di Fortnite. E ragazzi, forse ve ne siete già resi conto, ma con queste variabili che stiamo guardando si potranno regalare livelli del pass battaglia. Mi sono esposto, raga, mi sono esposto. Allora, che cosa dicono queste righe? Dunque, package name, appunto il nome del pacchetto da dove è stato recuperato, ne sono state recuperate queste variabili: Battle Pass Gift Receive. Vuol dire che è stato ricevuto in dono qualcosa relativo al pass battaglia, e l'unica cosa che ci viene in mente è la possibilità di regalare livelli, ovviamente. Tra l'altro, se andiamo a leggere la seconda riga, ci dice Generic Message Received, quindi oltre a regalare qualcosa di inerente al pass battaglia, possiamo anche farci un bel messaggino in modo che il nostro amico sia più contento, o comunque la persona che riceverà l'oggetto in questione. Ci capiamo bene perché la quarta e la quinta riga sono, scusatemi, la terza e la quarta riga sono relative alle gift, quindi c'è un send gift, punto asset, appunto, quindi è proprio come dire, l'azione proprio di invio del regalo, e Gift Select.asset, quindi la selezione del regalo. Quindi si potrà, questo è quello che pensiamo noi per quello che riguarda il pass battaglia. Queste sono cose ufficiali trovate. Noi pensiamo che invece si possano regalare appunto livelli del pass battaglia. Sembrerebbe, visto così, che non ci sia un limite, quindi potremo potenzialmente regalare tutto il pass battaglia a chi non ce l'ha. E questo anche per gli YouTuber o per gli streamer è una cosa veramente cool, perché potresti fare dei giveaway dove tu, easy, ti compri i tuoi V-Buck, gli regali al vincitore il pass battaglia e ti hai risolto il problema. Ma ragazzi, se queste le avete viste e vi siete già fatti po' di cacchina nelle mutande, ragazzi, vi faccio vedere un'altra cosa, ragazzi. 3, 2, 1, Surgulu! Guardala qua, ragazzi. Ora lo vedete un po' in grande, ve la stringo un pelo. Anche questo parte del codice, ragazzi. Questo è un nuovo evento speciale che arriverà nel compleanno di Fortnite.
si chiama come evento la giornata dell'evento Hoe. Lo andiamo a leggere proprio là in alto, Day of Hoe Reward. Quindi i regali del giorno di Hoe. Non so bene Hoe cosa voglia dire. Se noi andiamo a leggere qua sotto, ci dice Thank you for playing during the Day of Hoe event. Take these battle stars. Quindi ragazzi, in questi giorni, in questo evento, ci saranno dei regali, ma era quasi scontato che Epic Games ci regalasse qualcosa per il suo compleanno, il primo, chiedo scusa, anno di Fortnite. Queste righe dicono grazie per aver giocato nei nostri giorni, nel nostro giorno, perché c'è il giorno, quindi è proprio il 25, è quello raga, è quello, non è ufficiale, ma è il 25 luglio raga, grazie per aver giocato durante il giorno di Hoe, prendi queste Battle Stars. Quindi ragazzi, probabilmente verremo ricompensati con stelle del pass battaglia, e questo è quello che dite anche voi, perché dite Xuder, take this Battle Stars vuol dire prendi queste stelle del pass battaglia. Ragazzi, guardate che cosa vi faccio vedere adesso. Attenzione, attenzione. Sbabam! È stata recuperata anche un'immagine di un pacco regalo. Potrebbe benissimo essere o il pacco regalo che ci viene dato appunto in questo giorno, quindi prendi il tuo pacco regalo e sarà questo qui, o altrimenti potrebbe essere il pacco regalo che noi magari mandiamo appunto, come avevamo visto all'inizio, come gift a dei nostri amici. E non è tutto, perché pensavate che era tutto? No, non è tutto ragazzi, sbadabam, è stata recuperata anche questa immagine ragazzi, un meraviglioso albero di Natale così prepotente. Non ha senso che un albero di Natale sia inserito alla seconda settimana di luglio, che poi in realtà dovrebbe essere la terza questa, non lo so, non ha comunque senso che sia inserito. Quindi tutto ci riconduce al video di ieri del Natale, dell'evento, del possibile ritorno del pan di zenzero, ma ragazzi, come sempre, sono nostre ipotesi, non venite a dirmi che non è uscito il pan di zenzero, non c'è nulla di ufficiale. Noi abbiamo visto ragazzi la skin in concept ieri, abbiamo visto i file di gioco, quelli che sono stati resi pubblici, i wallpaper, i balletti, dove c'era il pan di zenzero, abbiamo visto il tweet di Nick Chester che parlava del pan di zenzero. Noi ce la mettiamo tutta per cercare di capirlo insieme a voi. Ultima immagine ragazzi, no, penultima, prot, un bel bastone natalizio, anche questo, questi sono i classici bastoni di zucchero che si ciucciano prepotenti a Natale ragazzi. Altro file recuperato sempre dentro i file di gioco, e chiudiamo ragazzi con una stalattite, c'era pure questa, ha recuperato pure la stalattite, quindi chi lo sa dove verranno inserite queste cose, chi lo sa dove troveremo i nostri regali per la giornata del 25 luglio. Beh ragazzi, io spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto un casino, a me è piaciuto tantissimo quando l'ho scoperto. Mi raccomando, un bel like che non vi costa niente e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutte le news e su tutti i leaks di Fortnite, e speriamo il prima possibile di Fortnite per Android. Noi ci vediamo in live, ciao!